se ci sono i soldi e non ci sono i progetti, la colpa è del comune, se ci sono i progetti e i soldi e non viene fatta la cosa, la colpa è del gestore. Quindi le responsabilità si possono individuare. Allora, la situazione, la sarebbe ingeneroso dire è colpa di una politica, come ho detto prima, che ha deciso che la casa non era un problema. E per anni è andata avanti con questa convinzione dicendo, e guardate che questa convinzione c'è ancora, perché dire che l'Italia e l'obiettivo di questo governo deve puntare al 100% delle case di proprietà è una cosa che non ha degli uguali nel mondo, non in quello occidentale, ma in tutto. In Europa come minimo siamo al 30% di case in affitto, ma la stragrande maggioranza dei paesi viaggiano al 40% di case in affitto, di cui il 20% popolari. Noi abbiamo il 5% popolari, il 5% di case popolari, adesso è il 4% perché nel frattempo ne hanno meno. Il 4%. Questo vuol dire che noi condanniamo i nostri figli a stare in casa fino a 40 anni, mentre un ragazzo di 20 anni in Olanda, in Germania, va a vivere, decide a 20 anni di andare via, si fa la sua vita, magari per un'opportunità o formativa o un'esperienza di vita, e se ne va e prende una casa in affitto. Qui uno che va a lavorare in Lombardia fa il pendolare tutta la vita, perché in Lombardia a Milano non trova la casa, perché la trova a 1000 euro. Allora vedete che non è un paese felice quello che ha il 100% di case, è un paese bloccato, perché da una parte c'è un sistema che sempre di più ti chiede per lavoro di spostarti per formazione e per lavoro, e dall'altra c'è un sistema rigido, estremamente rigido, della non funziona un paese così, un paese così è destinato al declino. Non c'è paese in Europa di destra, la Germania è di centro-destra, guardate la Francia è di centro-destra, 120.000 case popolari, noi ne abbiamo fatti 2005 in tutta Italia, loro 120.000, è di centro-destra, quindi non è un problema, è un problema di cultura dell'abitare, che però è anche interna a tanti, anche nella c'è la casa in proprietà e la casa. Io non sono contro la casa in proprietà, però un paese che ha solo le case in proprietà e una casa in affitto è un paese bloccato, un paese che non ha cultura. Va bene? Detto questo, poi c'è la nuova legge, ma già anche adesso, ma la nuova legge dice che l'edilizia residenziale sociale è come un contenitore dentro il quale ci sono tutta una serie di offerte per venire al discorso che faceva lei. C'è per la fascia più disagiate la casa popolare a canone sociale, che può essere anche il canone bassissimo di 10 euro fino a, e quindi poi in maniera decrescente rispetto alla protezione pubblica da parte dell'ente pubblico, ci sono tutte altre diciamo proposte di politiche abitative che sono proporzionali a quelle che è la capacità di reddito di una famiglia, fino al mercato, no? Dal mercato fino a zero. E lì ci sono, allora c'è il canone sociale che è la casa popolare, va bene? Poi c'è il canone sostenibile o l'agevolata, che è un canone basso, poi c'è il canone convenzionato che è un po' più alto di quello agevolato, che poi può essere anche destinato entro 15 anni con un piano di riscatto, e poi c'è il sostegno alla casa in proprietà, e poi c'è l'autorecupero, c'è l'autocostruzione, vedete ci sono tutte le forme possibili, immaginabili. Quindi quella fascia che viene chiamata l'ingegno grigia ha oggi la possibilità. Per esempio, cosa potete fare a Viareggio? A Viareggio, intanto, se accelerate di fare due fogli, potete avere, è poco, però meglio che nulla, 52 case popolari e 66 case in agevolata, quelle che diceva lei, non le case popolari, ma quelle per quella fascia che non ha i requisiti per stare dentro le case popolari, però non può stare sul mercato perché non ce la fa. Ecco, allora voi avete 52 più 66, che cosa manca per farlo partire? Manca semplicemente un foglio che va sollecitato anche tutti i giorni, no? Della sovrintendenza che dà il parere, e poi manca un altro foglio con un timbro della concessione edilizia. Se ci sono questi due fogli, questi vi possono partire i lavori. E guardate, partono non in maniera accelerata, partono dopo 12 anni, non è che ci siamo sforzati tanto, 12 anni, 12 anni. Allora, però, cosa si può fare ancora? Abbiamo ancora qualche minuto, cosa si può fare? Perché era vicino il bagno. Spero che chiudono alle 19:30, no? No, ma sì, poi dopo eventualmente ce lo da dire. Vabbè, poi cosa si può fare? Allora, prima di tutto, il sentimento, e quello lo farà l'EF, però magari uno
cercando, intanto se lo, vediamo se lo fa, lo fa di sicuro perché è una brava persona, Presidente, che certamente uno che lo fa con passione sta facendo un buon lavoro. Però intanto sentiamolo, insomma, il 4 lo presenta, sicuramente lo porta venerdì, lo so già, però siamo indietro. Quante sono le carte, per esempio, sulla Versilia che possa interessare di quelle lì? Quelle carte popolari che non sono assegnabili perché non sono a norma e perché sono degradate. Quelle ci sono, i finanziamenti subito, e si possono fare perché non ci vuole la conformità urbanistica perché è una ristrutturazione, basta solo che il comune, quello lo può fare, che sia generata l'autorizzazione, no? E quindi, e si possono partire anche fra due mesi, fra un mese, e avere delle case a breve, non lo so quante saranno, ci sono certe città che sono 200, 300, qui a Viareggio penso che sarà una decina, intanto sono altre 10 case. Poi c'è la possibilità di acquistare non dall'immobiliare a prezzo speculativo per favorire la vendita, ma dai costruttori, case che sono arrivate lì, sono pronte, però sono invendute e che magari a un prezzo buono ce le può dare. C'è questa possibilità, dov'è, in che via, uno fa un progetto e dice sono 10 alloggi in via tal e tali che costano tot, va bene? E è un'altra possibilità. La terza possibilità, l'acquisto con recupero. Questa è un po' più lunga perché acquistare e poi recuperare la casa non è il semine, ma comunque semini, no? Cioè se un contadino non semina poi e non raccoglie nulla. E noi seminiamo oggi magari questa cosa qui, anche la nuova edificazione. Programmarla ora non dà la casa domani l'altro, però se non la programmi ora non la neanche domani l'altro, non l'avrà mai. Quindi incominciare anche su questo a fare progetti.